Cosa avrà visto? Cosa hai visto? No, non sono impazzita. Qui sul fuoco vedete proprio una macchinetta di caffè perché ho intenzione di fare il caffè freddo con la panna. La ricetta prevede 90 g di zucchero a velo, io ne ho messo di meno perché ho meno panna, due bicchierini di caffè, quelli da caffè, io gliene metterò uno e mezzo e 500 ml di panna, io gliene metterò di meno, non so quanto sia, vado un po' ad occhio, ma sono poco meno di 500 ml. Il caffè andrà qui dentro e poi la panna che sta qui dentro. Buongiorno, mi sono appena svegliata, da però ho fatto la mia skin care e mi sono lavata, infatti mi sono anche già un po' vestita. Siccome è sabato, devo mettere ad impastare la pizza. Per l'impasto della pizza io utilizzo 600 ml di acqua, 300 ml li utilizzo mischiandoci all'interno il panetto di lievito e altri 300 li aggiungo all'interno dell'impasto, ma vi farò vedere tutto quanto nel procedimento dopo. Lascio in posa il lievito dentro l'acqua tiepida, per circa 10-15 minuti, ma non di più. E poi nel frattempo a parte vado a creare la montagnina di farina.
Adesso pellicola, canovaccio e poi ovviamente in lievitazione per qualche ora. Io lo terrò in lievitazione da stamattina fino a stasera che la dovrò preparare. Questo è il risultato dopo, mi sa, un'oretta. È bellissima questa ricetta, mi piace veramente tantissimo. Poi vi metterò magari anche nel box informazioni la ricetta completa e lì dove posso anche un po' di informazioni sul video. Dopo la pizza è il momento della colazione, che poi è anche il mio momento preferito. Poi si porta anche un po' il cucciolone a spasso. Stamattina non ho per niente voglia, ragazzi. Ma proprio di far cose, zero. Buone. Io sto preparando il pranzo, cioè ragazzi, questa è la prima volta che vi faccio vedere in queste condizioni, probabilmente. Oggi non avevo per nulla voglia di andarmi sistemata, eccetera, però più tardi sì, andrò. Comunque sto preparando il pranzo, qui c'è già il pollo che lo sto facendo all'arancia, vi faccio vedere. Ecco qui. Adesso sta rosolando con dell'olio e il burro panato nella farina di riso e poi, però anche la farina normale, va bene. E poi adesso ci vado a mettere un bel bicchierone colmo di arancia spremuta. Questo è quello che è rimasto. Ok, e lascio sfumare così a fuoco medio-alto. Lascio rapprendere con un altro po' di farina che ci ho aggiunto sopra così in modo tale che venisse a formarsi questa bella cremina. Lascio un po' intiepidire perché questi sono buoni un po' tiepidi e poi mangiati. Questo vlog praticamente sarà un cucina e mangia con Emma. Qui c'è la pizza che ha lievitato un bel po', io l'ho impastata per ben 3 volte, è prontissima, l'ho rimpastata appunto 3 volte, penso basti così. Ragazzi, oggi proprio non ho voglia, sto guardando serie su serie, ho cominciato ben 2 serie, una la sto portando avanti perché sono già la terza puntata, l'altra ho visto soltanto le prime puntate, mi sono fermata. Però quella che sto andando avanti ve la posso appunto dire è Vis-à-vis, che ero già da un po' di tempo tentata di volerla cominciare, solo oggi mi sono decisa, insomma, presa dalla noia ho deciso di cominciare. Mi sta piacendo tantissimo, mi sono fermata semplicemente perché veramente non voglio stare tutto il pomeriggio a guardare serie, però oggi proprio non ho voglia di far nulla. È una di quelle giornate apatiche, sarà perché adesso vi faccio vedere. Guardate, c'è là fuori il tempaccio che c'è. Tutto nuvoloso e ho visto il meteo, mi ha inquietata perché praticamente farà brutto tempo tutta la settimana, quindi è pure questo pensiero che probabilmente mi ha messo in cattivo umore. Sono troppo meteoropatica, troppo, anche eccessivamente, anche senza senso, però è così, mi prende proprio male quando vedo che fuori c'è brutto tempo, per di più ho guardato il meteo e sarà brutto tempo per tutta la settimana. Mi sono voluta fare del male guardando il meteo dell'intera settimana, però ero curiosa di saperlo perché volevo rilavare il copripiumino. Quando appunto ci sono belle giornate io lo lavo al mattino, forse nell'arco di 4 ore mi si è anche asciugato fuori al sole. Invece se piove, insomma, dovrò toglierlo, lavarlo, metterlo ad asciugare in veranda e metterne uno nuovo, però di quelli che ho, quello che metto è sempre il mio preferito, quindi lo lavo, cioè praticamente lo utilizzo, lo lavo e lo rimetto sempre. Invece adesso sarò costretta praticamente a metterne uno che insomma mi piace un po' di meno rispetto a questo qui che sto mettendo e rimettendo continuamente. Era da un po' che non vi facevo vedere questo dolce cucciolino che stava riposando. Ma buonasera.
Ragazzi, in tutto ciò non ce l'ho fatta, non mi sono più andata a sistemare, zero, praticamente ho fatto la doccia stamattina e sto da stamattina in questo stato, capelli che necessitano di uno shampoo, vi assicuro che nelle prossime clip starò un po' più sistemata, soprattutto con questi capelli che sono sporchi e li devo lavare. Questa giornata proprio ero poco volenterosa a sistemarmi, darmi una sistemata e quant'altro, quindi sono così, un po' il mascara tolto alla meno peggio ieri sera, però questo è quanto. Comunque, le pizze sono in forno, secondo me sono venute buonissime perché erano belle, morbide, staremo a vedere dopo le assaggiamo. Spostamento teglie, che è la cosa, cioè, che mi fa più paura al mondo, spostare queste teglie bollenti mi fa tremare ogni volta. Ok, buongiorno, docciata, sciampata e fonata. L'ultima passata di phon l'ho fatta con la spazzola. Questo è il risultato, una cosa gonfia, senza senso. Io sono da poco sveglia, sì, diciamo un paio d'ore, il tempo di fare tutte queste cosine. Adesso però è il momento del caffè. Vi faccio vedere il tempo fuori, cioè, che ve lo dico a fare. Penoso, veramente penoso. Però adesso coffee. Qui ho acceso, prendo il mio caffè. Per fortuna il tizio del negozio dove acquisto le capsule ha aperto, quindi sono riuscita a prenderle e ho fatto una bella scorta. Infatti ho riempito anche questo cassetto, che di solito avevo le tazze, però le tazze me lo stavano facendo distruggere perché erano un po' più pesanti e insomma l'ha un po' rotto. E tenendo le tazze si è un po' allentato qui, quindi ho deciso di rimettere le tazze dentro al mobile delle stoviglie e qui appunto ho fatto proprio il mobiletto intero delle capsule. Vabbè. Comunque, abbiamo trovato soltanto queste qui perché l'altro miscela oro, mi pare di aver capito, miscela argento, comunque quelle altre che utilizzavamo non le aveva, quindi meglio di niente. Alla fine, ieri sono riuscita a lavare e asciugare il copripiumino, compresi anche i due, come si chiamano? Plaid che ho qui sul letto.
quindi sì, ci sono riuscita perché ragazzi, come vi avevo detto l'altra volta, veramente questo è l'unico coprifilmino che mi piace, infatti vorrei acquistarne un altro dello stesso modello, ecco, e adesso vediamo un attimo se ci riesco. Comunque, non l'ho stirato e infatti questa parte qui, vabbè, è venuta bella stirata perché appunto si stira stesso sul letto. E invece questa parte qui rimane un po' così. Una bottarella gliela devo dare. Sono sul divano con zero voglia di far cose. Il fidanzato è andato a fare la spesa che mi servivano alcune cose. La missione di oggi era in particolare il lievito. L'ha trovato, per fortuna. Solo che l'altra volta ha trovato anche la pasta di pane, quella già confezionata. Penserò a terminare quella pasta di pane appunto confezionata e poi comincerò di nuovo a fare la pizza. Comunque a botta di far pizze qua stiamo lievitando. Ho sviluppato le cose che per gli altri che non c'erano. Ah, diciamo che abbiamo un bel po' di lievito che però scade. O 9 a maggio, però si può congelare, no? O sbaglio? Penso di sì. Spesa arrivata. Qui c'è la farina e qui un po' di cose. Qui la panna, perché ho intenzione di rifare il caffè freddo, e poi qui le scorte della vita. Nel caso vi steste chiedendo come sia fatta la pizza imbustata, aspettate che la tiro fuori, è esattamente questa qui, appunto è già lievitata, praticamente basta tirarla fuori, già lievitata e già anche impastata. Basta tirarla fuori giusto 2 ore prima, ok, e lavorarla un pochino. Questa scade il 12 maggio e tutte e 4 che ho in frigo scadono il 12 maggio. È comoda perché la potete fare, ecco, dite stasera ho voglia di pizza e la tirate fuori, la condite come vi piace, a me piace margherita e marinara e ciao, la mettete in forno, è fatta. Comodissima, davvero comodissima. E l'ha presa perché appunto lui non aveva trovato il lievito di birra tipo 5 giorni fa quando è andato a fare la spesa, non l'ha trovato il lievito di birra, aspettate che giro la... non ha trovato il lievito di birra e quindi in assenza di lievito di birra ha trovato questa pasta di pane già pronta, perché altrimenti non avremmo più potuto fare pizza, no? Che questo sarebbe stato un dramma, però ormai il sabato sera è pizza, quindi non l'avremmo fatta a meno ed è molto comoda. Adesso comunque mi vado a fare una sistemata, vorrei aggiustare un po' i capelli, voglio assolutamente fare l'allenamento. Prima però un mega succo, siccome ho finito le arance ho detto al fidanzato di prendere un po' di spremuta di arance perché non le aveva trovate, insomma quelle italiane, nel supermercato c'erano soltanto quelle di origine spagnola, e gli ho fatto prendere appunto un succo 100% frutta. Mi ricordo di averlo preso già in passato e mi piacque perché le arance sanno proprio di agrumo, insomma, infatti è un misto di arance e mandarini, infatti si sente quel sapore un po' acidulo anche dei mandarini, comunque mi piace. Ah, c'è anche pompelmo, ecco perché l'acidulo, ok, infatti non mi spiegavo, io avevo guardato soltanto l'immagine, vi garantisco non avevo letto appunto la scritta qui. Però la nota acidula è sicuramente data dal pompelmo. Comunque è buona, adesso la bevo adesso per la prima volta dopo un bel po' di mesi. Ricordo soltanto che era comunque buona, quindi io l'ho fatta riprendere. Se non faccio danni non sono io, vabbè, comunque mi bevo questo bicchiere e mi vado a dare una sistemata. Thank you.
mi sono data una piccola sistematina, ma niente di che, ho messo il mio solito burro cacao, quello che rilascia colore, e un filino di mascara, giusto veramente, siamo pochissimo, le ho sporcate soltanto le ciglia, ma niente di che, per vedermi un po' meglio. Dopo vado a farmi un po' l'allenamento, ho già messo le giniche, dopo lo vado a fare. È appena arrivato il corriere, ha portato delle cosine che avevo acquistato settimana scorsa da quel sito in cui ho acquistato le ciabattine. Ne ho acquistate un altro paio, vi spiego. Tutte quelle che avevo praticamente si sono rovinate, quindi adesso ho fatto un carico di ciabattine nuove. Quelle lì che utilizzavo l'anno scorso le metterò per il mare, sempre ammesso che andremo al mare. Comunque vi faccio vedere qual è il sito, è questo qui. Il sito in questione è questo qui, Mac Shopping. Praticamente gli ordini arrivano in circa 3-4 giorni lavorativi, massimo 4 giorni lavorativi, con il corriere Bartolini. Queste sono le cose che ho preso, però poi ve le farò vedere in un video haul, perché ho intenzione appunto di girare un video haul. Stessa cosa per le ciabattine. Poi ho preso anche delle maglie al fidanzato di questo marchio qui, e sono appunto delle maglie estive, quindi a mezze maniche, venute pochissimo in saldo, se non erro 13 euro l'una. Le maglie sono venute 10 euro l'una, quelle lì come vedete la misura L, 10 euro l'una. Le scarpe beige mie sono venute 15, tutto il resto praticamente 10, e poi questi jeans venuti, dove sono? Venuti 20 euro, ma sono veramente bellissimi, del marchio Farfallina. Sì, aspettate. Ok, ero incerta sulla taglia, ancora non l'ho misurato, non sapevo se prendere una S o una XS, perché questo è un modello che va piuttosto larghino, però non è detto che se prendevo una XS mi andasse con quell'effetto desiderato, quindi mi sono detta vado sulla S, che male che vada mi va giusto un pochino più largo rispetto a come dovrebbe andare il modello. Però poi magari ve lo farò vedere indossato in un video haul che ho intenzione di girare. Sì, qui mi si è rotta l'unghia, ma ce le ho massacrate, devo togliere di nuovo lo smalto e rimetterlo. Questo è il mio smalto preferito ed è del marchio Astra, dopo vi faccio vedere qual è. E questo qui lo smalto che io indosso di Astra, lo 07 di questo, il mio smalto ultra brillante, mi piace tantissimo, è il mio smalto preferito questo qui, infatti ho sempre questo qui su, sia sui piedi che sulle unghie, metto sempre solo questo. Comunque adesso lo devo togliere, limare un po' le unghie, togliere un po' di pellicine e rimetterlo. Adesso tolgo tutto questo baccano, mobili aperti, il fidanzato proprio mi lascia i mobili aperti. Oggi ha trovato le fragole, cioè veramente anche l'altra volta le aveva trovate ed erano buonissime, siccome è andato nello stesso supermercato le ha riprese. Sì, questo è il periodo delle fragole, io adoro le fragole. Comunque adesso faccio una piccola merenda, proprio leggerissima, perché oggi a pranzo abbiamo mangiato il couscous e l'abbiamo mangiato prestissimo, erano tipo le 13, quindi insomma ho piuttosto fame. Adesso infatti facciamo un po' di merenda, la faccio fare anche al fidanzato che sta di là, in questi giorni ha preso dei giorni di ferie perché deve studiare e a breve ha un esame, si sta prendendo la magistrale. Adesso gli preparo anche a lui un po' di merenda, poi faccio il mio allenamento e faccio una cosa soft. Fermo. Finito l'allenamento. Adesso stavo mangiucchiando due patatine, ma proprio due, contate, che il fidanzato ha aperto e io ne ho mangiucchiate un pochino. Siamo qui a goderci un po' il pomeriggio, il sole è calato ormai, è buio, e lui è qui con il suo bastone carinissimo, e fuori la pioggia. Abbiamo chiuso qui perché il fidanzato fuori ha tappato delle buche, il terriccio fresco, quindi se lui va fuori
è in grado di toglierlo tutto, è stato poi tutto lavoro sprecato. È arrivato il momento di chiudere il vlog, sto andando avanti da un bel po', ho messo insieme le clip, ci siamo, c'è un bel po' di girato, devo assolutamente chiudere perché sennò veramente vengono troppo lunghi e voglio andare incontro a coloro che mi chiedono video più corti e incontro a coloro che invece mi dicono che piacciono anche dei video più lunghi, quindi cerco di fare sempre una via di mezzo. Sta arrivando il lupo, ok? Vabbè, è arrivato un attimo e se n'è andato, oggi sta un po' nervosetto, poverino, sta un bel po' nervoso, sta soffrendo tantissimo di questa clausura forzata, purtroppo non può avvicinarsi agli altri cani, può stare in mezzo agli altri cani, può stare in mezzo all'altra gente, non può andare al parco, insomma, soffrono, come tutti quanti noi, chiaramente, però loro, non avendo una ragione, ecco, non sono dotati di senno, non sono per niente razionali, essendo appunto animali, non sono fortunati da questo punto di vista e non possono capire la situazione, pertanto ne soffrono e basta, e appunto subiscono quello che subiscono, appunto un po' di frustrazione e quel che ne deriva. Vabbè, comunque io adesso chiuderò quel video, spero che vi abbia tenuto un pochino di compagnia, vi saluto e alla prossima.